Guerra fredda. Perché si chiama così? Se stai pensando che la risposta sia perché fu combattuta al Polo Nord a suon di cannonate di palle di neve con un esercito di gnomi guidati da un Babbo Natale a petto nudo a cavallo di una renna armata di lanciamissili, beh, ti sbagli di grosso. Anche se sarebbe stato fichissimo. Questo nome fu coniato nel 1947 e si riferisce ad un periodo storico molto complesso che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1991. In questi lunghi anni, Stati Uniti e Unione Sovietica non facevano altro che minacciarsi a vicenda, senza però arrivare mai alle mani per davvero. Più o meno. Vediamo com'è andata. Benvenuto o benvenuta nel primo podcast targato Scuola Zoo. Questo è Noccioline, l'unico format sull'internet che ti racconta la storia e la letteratura senza farti addormentare. Ora, la domanda che sorge spontanea è una sola. Ma come? Una guerra dopo una guerra? Che problemi avevano i grandi potenti dell'epoca? Avevano preso il pianeta per un tavolo di risico dove piazzare i carri armati colorati e tirare i dadi per decidere le sorti del mondo. Queste in realtà sono quattro domande, ma insomma ci siamo capiti. Andiamo con ordine così capiamo tutto insieme, ok? Che mi sta già girando la testa. Prima che Hitler facesse del suo cervello una pittura per le pareti, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America si sedettero a tavolino insieme alla Gran Bretagna per capire che mondo ci sarebbe stato dopo la guerra. L'atmosfera sembrava delle migliori. Tutti insieme, appassionatamente, nella lussureggiante Yalta, sulla riva del Mar Nero. C'erano Joseph Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill. Insieme iniziano a sognare un mondo migliore, tra un bicchierino di vodka e un bel hamburger gigante. Magari nell'ordine inverso, se no sai che schifo. Le premesse ci sono tutte. Vengono gettate pure le basi per la Costituzione dell'ONU, insieme all'impegno affinché tutti i popoli possano scegliere autonomamente i propri governanti. Spoiler. Saranno state le spiagge, l'alcol, i bikini, ma nessuno mantenne le promesse e i buoni propositi fatti. Ma andiamo avanti. È il 17 luglio 1945. Stalin, il presidente Truman, che sostituisce Roosevelt morto qualche mese prima, e Churchill si ritrovano a Potsdam, in Germania. I tre però fanno finta di non conoscersi. Erano ancora troppo imbarazzati per la loro vacanza sul Mar Nero. Troppo romanticismo. Che poi Truman nemmeno c'era, quindi pensa che situazione. Il criterio d'azione che viene utilizzato nel tavolo delle trattative è più o meno questo. Questo a me e questo a te. E come biasimarli? Ognuno di loro non vedeva l'ora di mettere mano sul fresco bottino di guerra. Eccellente. A Potsdam vengono definiti i nuovi confini della Germania, che perde importanti territori a est in favore dell'Unione Sovietica e della Polonia. Viene decisa l'espulsione di tutti i cittadini tedeschi dai paesi dell'Europa orientale e il paese viene diviso in quattro zone di occupazione. Il nord-est della Germania, dove si trova Berlino, va all'URSS di Stalin. Il nord-ovest va alla Gran Bretagna di Churchill. Gran parte del centro-sud, invece, va agli Stati Uniti, del nuovo arrivato Truman. Non è tutto. Una piccola parte del confine con la Francia va al nuovo governo del presidente francese Charles de Gaulle. Charles de Gaulle? Charles de Gaulle? Non so, non ho studiato francese, mi dispiace. La Germania è quindi diventata una gigantesca pizza da dividere. E al suo interno c'è a sua volta un'altra pizza da dividere. Berlino.
ogni riferimento alla casa di carta è puramente casuale. La capitale viene divisa in quattro zone: una sovietica, una statunitense, una inglese e una francese. Insomma, la Germania ha perso tutto. Fine della conferenza. Tanti saluti a casa e famiglia, e tutti si mettono in marcia verso le loro bellissime nazioni. Allora, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la morte di Hitler, i tre leader degli stati vincitori si riuniscono per discutere del destino del mondo. Va tutto benissimo finché uno di loro non muore. Viene sostituito e le trattative tra i tre potenti portano alla spartizione totale della Germania, ormai in ginocchio. Ma in tutto questo c'è ancora qualcuno che rosica di nascosto. È il presidente Truman. La sua mancata partecipazione alla vacanzetta sul Mar Nero lo fa sentire come quello escluso dal gruppo. Così decide di attivare quella che poi sarà conosciuta come la dottrina Truman. Con un discorso al congresso che manco le dirette di Conte su Facebook, il presidente annuncia un piano di aiuti per la Turchia e la Grecia, strizzando l'occhio anche a tutti i popoli che non volevano andare sotto il controllo di altre nazioni. No, non è un chiaro riferimento all'Unione Sovietica, sempre a pensar male. Questa cosa infastidisce non poco l'Unione Sovietica e soprattutto Stalin, che preferisce andare a sbollentare la rabbia nelle fredde pianure siberiane, rimpiangendo il suo vecchio amico Roosevelt. Intanto Truman non si ferma e mette in atto il piano Marshall, l'ennesimo colpo basso all'Unione Sovietica. Col piano Marshall, Truman invia vagonate di denaro a tutti i paesi usciti a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale. Truman presenta questo nuovo piano col suo solito discorso. Stavolta all'Università di Harvard, il 5 giugno 1947. Inizialmente, gli aiuti sono destinati a tutti i paesi, compresa l'Unione Sovietica. No, fidati, non scherzo, hai sentito benissimo. Ma Stalin preferirebbe morire di fame, al freddo e senza acqua, piuttosto che accettare anche solo un dollaro da quei panzoni degli americani. Gli Stati Uniti reagiscono malissimo a questo rifiuto. Decidono quindi di dare una mano solo ai paesi europei e alla Germania dell'Ovest, che, se ti ricordi, appartiene attualmente alla Gran Bretagna di Churchill. Quindi, seppur in modo molto sottile e velato, il mondo si divide in due enormi blocchi, uno sovietico e l'altro statunitense. E il punto di divisione è proprio la Germania. Considerala come il pianerottolo in comune di due vicini che si odiano a morte, ma che sono costretti a salutarsi ogni volta che si incrociano. Nel 1949, Stalin tira fuori dal cilindro il suo piano Marshall, chiamato Soviet Economicesko Jej Vzampomonich. Allora, il piano SEV. Come per il piano Marshall, il piano SEV consiste nell'invio di denaro ai popoli sotto l'influenza dell'URSS. È tipo la DC dei piani economici. L'America ha i suoi Avengers e alla Russia tocca la sua Justinsky-Liginsky. Cominciano ad arrivare i primi aiuti economici da ambo le parti e si inizia a delineare quello che sarà il mondo da qui fino al 1991. E forse anche dopo. Cerchiamo di capire come si viveva in Occidente e come si viveva in Oriente all'epoca. Beh, per fartela semplice, ci sono due aspetti importanti da ricordare. Nei paesi occidentali si stabilisce un'economia capitalista, con al centro la privatizzazione delle imprese. Nei paesi orientali, invece, si instaura un tipo di economia controllata direttamente dallo Stato. E se hai ascoltato il podcast sulla rivoluzione russa, saprai benissimo che il capitalismo è la criptonite dell'Unione Sovietica. Un altro elemento che distingue i due blocchi, e quindi i paesi che ne facevano parte, era la politica.
In Occidente si instaurano governi più liberali. In Oriente, governi ad organizzazione totalitaria. La guerra fredda è ormai iniziata e i politici dell'epoca lo hanno ben capito. Ma come in una partita a scacchi, in cui ogni mossa conta come se fosse l'unica e la sola per vincere, gli Stati Uniti provano a fare scacco matto all'URSS. Allora, la divisione tra le due potenze è sempre più netta. Il mondo è spaccato a metà. La parte occidentale è a stelle e strisce, mentre quella orientale è rossa. Entrambe inviano aiuti ai propri alleati, intensificando il loro potere, ed entrambe esercitano la loro politica sui suddetti stati. E le cose non fanno che peggiorare. È il 4 aprile 1949. Siamo nella verdissima Washington DC. È qui che viene stipulato il Patto Atlantico. Un trattato finalizzato alla sicurezza collettiva e alla difesa comune dei 12 paesi firmatari. Ed è qui che parte l'elencone! I paesi firmatari sono USA, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, e a questi si aggiungono successivamente anche Grecia, Turchia, Repubblica Federale Tedesca e Spagna. Con il Patto Atlantico prende vita la NATO, ossia l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, che si occupa della cooperazione politica tra gli Stati membri e soprattutto dell'aiuto e difesa armata nel caso in cui uno dei paesi firmatari fosse attaccato o minacciato da un'altra nazione. Tutta questa precauzione potrebbe dare fastidio a qualcuno, signori. E infatti, l'Unione Sovietica, dopo la morte di Stalin, nel 1955, firma il Patto di Varsavia. Sempre seguendo il criterio Avengers Justice League. E qui riparte l'elencone! I paesi firmatari sono URSS, Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Bulgaria, Ungheria, Albania, Portami Via, Della Ferrovia... Scusa. Questo trattato stabilisce un'integrazione militare, consultazioni politiche e un impegno alla difesa reciproca. Insomma, la Russia non fa altro che reagire alle azioni degli Stati Uniti, copiando ogni loro mossa. Gli americani hanno il piano Marshall, i russi hanno il piano SEV. Gli americani riuniscono tutti gli stati alleati sotto la NATO, i sovietici li riuniscono col patto di Varsavia. Un po' come quando copi dal tuo compagno di banco, ma cambi qualcosa giusto per non farti scoprire. Il clima inizia ad essere teso. Ma è solo la quiete prima della tempesta. Una tempesta chiamata il blocco di Berlino. Un nome piuttosto specifico per una tempesta, non credi? Ti ricordi come sta messa la Germania? Praticamente conquistata e divisa in quattro parti da Stati Uniti, Russia, Inghilterra e Francia? Ecco, le diverse fette di questa pizza sono collegate da tre corridoi aerei e altri punti sulla terraferma, come strade, canali, ferrovie. Fino a quel momento c'era un via vai di persone che si spostavano da una fitta fumante all'altra. Ma se ti ricordi bene, Berlino si trova nella fitta sovietica della pizza. Oh mio Dio, mi sta venendo fame! Insomma, Berlino, nonostante fosse nella zona russa, veniva continuamente attraversata dai suoi avversari. E questo mandava in pappa il cervello dei sovietici. Pensa che qualche anno prima della sua morte, nel 1947, Stalin inizia a far girare una fake news. Presto gli occidentali abbandoneranno Berlino! Ci misero un attimo gli Stati Uniti a rispondere. What are you talking about, bro? Che tradotto sarebbe letteralmente... Ehi, ma ti sei impazzito? Ti righiamo la macchina! Stalin decide quindi di usare le maniere forti. Blocca tutti i treni diretti a Berlino con semafori che durano un'eternità e attiva controlli lunghissimi ed estenuanti sui passeggeri,
senza alcun motivo. Pensa come se la rideva. La vera svolta, però, arriva il 24 giugno 1947. Stalin si è stancato di questi giochetti, vuole fare sul serio. L'Unione Sovietica inizia così a chiudere ferrovie e strade senza motivi validi. Truman, Churchill e De Gaulle iniziano a tremare. Temono che la Russia inizi ad invadere i loro territori tedeschi. Iniziano così ad inviare provviste e aiuti di ogni tipo alla parte ovest di Berlino. Insomma, la parte più distante dal confine sovietico. Ma non è facile come sembra. Scusa, come le invii 12.000 lattine di Coca-Cola con un aereo al giorno, eh? E infatti gli americani attivano il turbo e arrivano a far atterrare un aereo colmo di viveri ogni 93 secondi. E il bello è che ci prendono gusto, trasportando, tra un barattolo di fagioli e l'altro, anche un'intera centrale elettrica fatta a pezzi da ricomporre sul posto. Ma ti rendi conto? Cioè, hai sentito? Questi sono dei pazzi megalomani. Stalin, impallidito davanti a tanto zelo, capisce che quel blocco non serve a nulla e nella primavera del 1948 decide di toglierlo. Ma con esso cadono anche tutte le speranze di unificazione della Germania, che, come vedremo nella parte 2, verrà divisa in due zone, separate da un muro che diventerà il simbolo della guerra fredda. Ma basta, ho parlato pure troppo. Questo è Noccioline, l'unico format sull'internet che ti racconta la storia e la letteratura senza farti addormentare. Spero tu abbia imparato qualcosa di utile. Alla prossima!